sono tutti molto bravi. Buoni questi dolcetti! Vedrete che risate quando azionerò l'interruttore. Chris, sei sicuro che questo funzionerà? Certo, trasformerà la corrente da 220 a 440 volt. L'esplosione è assicurata. Bravo! Bene, ragazzi, siete pronti? Sì, prontissimi! Sì? E adesso sì, che esplode la festa! Pronti? Sì! Via! Cosa è successo? Ma ragazzi, che cosa? Sono stati loro, quei vigliacchi, quei quattro strattoni! Ma che succede? Non siete stati loro! Problema tecnico! Problema tecnico! In un battibaleno lo rimetteremo a posto e il festival riprenderà! Fuori palloni! Fuori palloni! Ascoltami, è arrivato il momento di agire. Subito. Sto risparmiando per andare all'isola di Eudamon, te l'ho detto? Quello che guadagno lo metto via per il viaggio. Giustina e Bartolomeo non ti hanno scoperto. Posso fidarmi di te? Sì, sì, certo, sì. I risparmi li tengo sotto il materasso. Voglio che tu lo sappia, potrebbe accadermi qualcosa. Ma non preoccuparti. Realizzerò il mio sogno. Certo. Tu non sogni mai? No, andiamo. Sogni Tiago, vero? Che dici, stupido? Che ho detto mai? Era una domanda come un'altra. Ha detto che tiene i soldi sotto il materasso. Sì, e che a lei piace Tiago. Sta tranquilla, daremo una lezione a quei due. Vieni. Magnifica questa bambola, vero? Sì, peccato che sia falsa. Falsa? James, sono un esperto in bambole antiche e... Qualcosa in più di un semplice benefattore in cerca di donazioni, giusto, Bartolomeo? E lei è qualcosa di più di un semplice giornalista in cerca di scoop archeologici? Già, qualcosa in più. O per meglio dire, sono una persona che ha con Nicholas Bauer una contesa eterna. Perché mi sta confidando tutto questo, James? Perché? Perché? Perché, Bartolomeo? Perché? Spero di stringere un'alleanza per usare Bauer al fine di raggiungere i nostri obiettivi. Per questo... Meglio che mi presenti, io sono Marcos. Marcos Ibarrusia. Nemico di Bauer. E se vuoi, tuo fido alleato. Ecco. Trovati. Aspetta, Nacho, qual è il letto della piccola prestigiosa? Facile. Guarda. Oh no, non posso crederci, una donna che fa pugilato. Avanti, controlla che non venga nessuno. Andiamo. Uff, e quando amore, le nubi si addensano. Amore, dimmelo tutto d'un fiato, non succede niente, dai, coraggio. Penso che dovrò lasciare. Ah, e per dirmi questo. Cosa? Hai sentito? Che hai detto? Che non mi sembra siamo molto adatti a stare insieme, che forse è meglio mettere fine a questa storia. Ti dico sinceramente che è meglio per entrambi se noi... Chris ha rapito! Nico! Qualcuno ha rapito suo figlio! Cosa? Devi stare tranquillo, Alberto Paulaso. Ti ho detto che è tutto sotto controllo. Ho un piano B. Fidati di me, io non fallisco. Aspetta la mia chiamata, ok? Bart! Bart! Il bambino! Resterai sorpreso quando ti dirò tutto! Insomma, che c'è? Non è così, la prego! Ho rapito il figlio di Nico! No! Dove? Voglio subito mio figlio, è stato qualcuno qui dentro, l'ho rivolto. No, sotto cielo, no. Nico si arrabbi con me, è stata tutta colpa mia. No, tu non c'è niente, non è stata solo colpa mia. Com'è? Al posto suo anch'io mi sentirei colpevole. In fondo il bambino tu l'avevi affidato a lei, poverina. Scusate, siete tutti assolutamente sicuri? Può essersi perso oppure può essere scappato? No, 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 signor Jones, l'hanno rapito di fronte ai miei occhi. Ah, insomma, colpa mia. No, è se vero. Qualcuno qui dentro ce l'ha con me, se la prenda con me, non con mio figlio. Ibarrusia. Che dice? Ibarrusia. Sì. No, non può essere, Ibarrusia è una cattiva persona. E con me, potrebbe ridarmi. Fermo. Attiverò i miei contatti. Faremo il massimo, d'accordo? Anch'io attiverò i miei contatti. Comincio subito a cercare informazioni. Lasciatemi fare. Vi dico che erano qui i soldi, sotto il mio materasso. I soldi della tua felicità. Addio, Eudamon. Addio, sogni, fatica e sudore, perché cosa? Ma chi può essere stato? Tra noi c'è una regola e tutti la rispettiamo. Perlomeno tra noi vecchi amici. Sui nuovi non scommetterei. Stai accusando me per caso? Pensi che li abbia rubati io? Calma, Mar non l'avrebbe mai fatto. Qui dentro entra spesso Giustino. Posso entrare?
No. Ci hanno derubati. Vi hanno derubati qua dentro. Non è vero, la piccola si è sbagliata. Dici veramente? Che vigliacci. Se avete bisogno di aiuto, siamo pronti. Ormai siamo diventati amici. Sì, basta litigare. Dobbiamo vivere in pace. Io distrago Bauer, chiaro? Sì. Malvina andrà al nascondiglio, prenderà il bambino fingendo una rissa con Alberto, il quale si lascerà battere, fuggirà, lei prenderà Chris e lo riporterà al padre. Bauer ti amerà e ti sposerà. E ti... And, mi piace molto, sì, mi piace, posso andare da... No, ripeti tutto, per favore. Basta, non sono così stupido. Ripeti tutto! Andate via, lasciateci soli. No, parliamo e regoleremo le nostre divergenze. Sì, possiamo scambiare le nostre esperienze, ragazzi. Per esempio, chi dorme su questo letto? Allora, chi ci sta? E su questo, invece? È grazioso. Dolores, no. Tira subito su quelle quattro ossa. Come hai detto? Perdono, ho capito, tieni nascosto qualcosa qui sotto. No, ferma, lascia stare le mie cose. Dai, che c'è? No, sta ferma. I nostri risparmi. Sei stata tu. Il nostro futuro dipende da te. Io mi sposerò e tanti saluti all'orfanotrofio. Chiudi quella bocca, lui non deve sapere. Non ci sono segreti tra noi. No, nessun segreto, siamo solo stanchi dei mucciosi che vivono in questa casa. Basta, pensavo lo faceste per solidarietà. Perché? No, è molto semplice. Noi due pensavamo che la vecchia, quando sarebbe morta, ci avrebbe lasciato tutto. Invece no, lo sai che cosa ha fatto? Pensa che ci ha obbligato nel testamento ad aprire un orfanotrofio. Non solo questo, finché io non mi sposerò, non potrò avere l'eredità. E Bartolomeo ha sfruttato la situazione come meglio poteva. Ho fatto quello che era giusto fare. Capisci? E per di più, oltre a non avere un soldo, dobbiamo crescere coi mocciosi. Basta. No, in realtà devo dire che ora lavorano il pane e lo guadagnano da soli. Sei famiglia, no? Io penso che me ne andrò. Basta, sono stanco di questa storia. Che razza di contatti aveva? Ci hanno mandato nel posto sbagliato. Io non capisco. Erano ottimi contatti e il satellite ha detto che... Ah, il satellite! Sì, basta con tutte queste storie. Stiamo perdendo tempo inutilmente. Chiamiamo la polizia e finiamo. Chiamatemi, la polizia peggiorerà le cose. Dobbiamo soltanto pensare al bambino, quindi... Cosa vedo? Scappiamo! È Malvina! Presto, scappiamo! Ah! Mio figlio! Bambino! Cristobal! Presto! Aspettate! Quell'uomo può essere armato! Non farla lunga, Marcia, non ti crede, punto, non no, esiste! No, deve credermi, io non sono una ladra! Per favore! Brahma, tu devi credermi! Devo crederti! Papà, devo dirti una cosa! Che è successo? Fermi dove siete, perché li ammazzo! Non muovetevi! Non fate niente, state fermi! Scappa, corri! Ah, amore! Figlia, sono qui, stai bene, guardami, stai bene! Sì. Sicuro, papà è qui, papà è con te, non ti succederà niente, piccolo mio. Prendilo, Mogri, portalo a sicura. Te lo spiego. Bene, proteggilo e tu sta buono, ok? Papà, tu dove vai? Papà, a dove? Nico, cosa vuole fare? Faccia attenzione, quell'uomo è sicuramente armato. E ora perché scappi, vigliacco? Sei un vigliacco! Lascialo andare, come stai? Sei ferita, tutto bene. Non importa come sto io, non ti preoccupare, come sta il bambino? Sta bene, e tu l'hai salvato. Nico, quell'uomo deve andare in prigione, non chiaro? Non pensarci. E anche se non mi ami, non mi importa. Io darei la vita per tuo figlio. No, Malvina, fermati! Non fermati! Pensare a me, pensa a tuo figlio! Solo a lui! No! Malvina! Bene, vi siete divertiti? Sì, dottore. Molto bene. Vedi, questa è come una casa vacanze. Cerca di dormire. Si gioca a fare gli operai, i muratori, insomma, si gioca e si impara qualcosa. Sì, è tutto molto chiaro, però da quando c'è questa porta, papà? Perché non l'hai mai vista? Ah, no, certo, hai ragione. Giusto, Tiago era in viaggio quando l'abbiamo messa, vero? Corretto, signore. Un elemento che dà al gioco quella sensazione di novità, di, come dire, aiutatemi, di mistero, sì, di mistero, è vero. Giusto, biondina? Sì, il giusto elemento di mistero. Che grazioso il biondino, che grazioso. Coraggio, Tiago, procedimi nello studio, parleremo della tua nuova scuola. Bravo. Quasi vi scopriva, idioti! Come potete essere tanto imprudenti? Non meritate assolutamente tutti i sacrifici che faccio per voi! Devo applicare un correttivo? Devono lavorare! Devono produrre bambole a getto continuo, è chiaro questo? Ho troppa fame per lavorare, signore! Potete dircelo prima, biondino! Giustina? Sì? Preparagli la merenda! Subito, signore!
E ora? Tutti a giocare di nuovo, andiamo. Coraggio, andiamo, che la vita è bella, forza. Eh sì, le fratture sono multiple. È un miracolo che abbia recuperato conoscenza così in fretta. Voglio fare un bagno. Oh, sorellina, che bello sentire la tua voce. Dottore, ci conceda soltanto un secondo, la prego. Sì, certamente, non c'è problema. Grazie. Malvina. Tesoro. Lo sai che ti sei rotta tutte le ossa, poverina. Però ho una buona notizia per te. Nico finalmente ha deciso. Ti sposo. Mi faccio pena di sicuro. Non è geniale. Come sta Cristobal? Marte. Mi è spaventata. Bene, ora sta dormendo e a letto. E Malvina? Male. Come te, mi sembra. Che è successo, tesoro? Niente. I ragazzi mi credono una ladra. Un'altra volta? È pazzesco, sono gli amici di Tiago. No, ancora peggio, molto, molto peggio. Chi? Ramma crede che abbia rubato i suoi soldi, ma ti giuro, cielo, io non c'entro, devi credere. No, io ti credo, te lo giuro, lo vedo nei tuoi occhi. Riconosco lo sguardo della verità, non preoccuparti. Però, c'è stato. Chi può averlo fatto? Tacio. Non so, ma è strano, non mi piace. Adesso, per esempio, è uscito di corsa da casa. Così tardi, che strano. Sì, infatti. Non preoccuparti, tesoro, andrà tutto bene. E tu? Perché sospiri, che c'è? Vuoi sentire la storia lunga o quella corta? Fatto. Vedi, il fatto è che va tutto a rotoli. Prima c'è stato il figlio di Nico e ora c'è Malvina che sta peggiorando, sta male. Sì, capisco. Non lo so, quei due erano sul punto di sposarsi. Ah, allora sei preoccupata per l'archeologo? Lo ami proprio, eh? No, tu dici? Sì. Sì, sì, amore. Sì. Un amore con la maiuscola, perché non ne sono sicura. Io sto bene, davvero, però non so se lui prova la stessa cosa per me. Sì. Sì, tu dici, non lo so. Per me non è così. Per me lui ama lei. E non può essere altrimenti, perché sai che cosa ha fatto quella donna? Ha salvato suo figlio. È per questo che non ho alcuna speranza. Ed è giusto che ami lei, sono solo una stupida. Cielo, posso rimanere a dormire qui? Oh, sì. Mi farebbe molto piacere se tu restassi con me. Proprio come due sorelle. Malvina mia, non lasciarmi. Oh, ti sei svegliata finalmente. Nico, cielo. Ancora una volta con quei due, è un'ossessione. Sta tranquilla, rilassati. Non posso, se quella ragazza me lo porta via, ti giuro, potrei morire. Tranquillo, capo. La casa è grande, ma io so dove andare a cercare. Allora non ci sarebbero problemi se ti chiedessi di fare il colpo stanotte? Nessuno. E se ce ne saranno, farò come l'ultima volta. Quanto mi spetta? Allora sei stato tu. Me la pagherai. Stop. Mi sembrava buono, no? Sì, era perfetta. Proviamo un'altra scena, ragazzi. Sì, andiamo avanti. E questo? Sielo, ascolta. Ascoltami, ti prego. Tu sei colpevole come me. Colpevole di che? Di aver ferito la tua futura sposa.
Prendi.